Bentrovati in questo nuovo tutorial dove vedremo come utilizzare il miscuglio riffle, il riffle shuffle o miscuglio all'americana, per mantenere in fondo al mazzo una o più carte. Vedremo sia come mantenerle sul fondo con un miscuglio sul tavolo che come mantenerle sul fondo con un miscuglio in mano. Si può utilizzare il riffle shuffle anche per controllare delle carte in fondo al mazzo, per esempio dall'asso al 5 di picche. In questo modo. Anche in questo caso la tecnica è semplicissima e consiste nel dividere il mazzo a metà e iniziare il miscuglio lasciando sul tavolo le carte che ci interessa controllare. In questo caso si trovano sotto questa metà, quindi non solleverò tutto il mazzetto, inizierò a fare il riffle, ma solleverò il mazzetto a partire da sopra quelle carte e mescolerò le altre carte sopra le 5 che voglio controllare. Rivediamolo. Sollevo e mescolo. In questo modo. Queste rimangono sul tavolo e queste si mescolano sopra di loro. Vediamolo con le carte facce in alto. E ovviamente le carte rimangono sotto. Il riffle shuffle in mano ovviamente si può utilizzare anche per controllare una o più carte sul fondo del mazzo. Basta semplicemente mescolare facendo scattare per prime le carte che ci interessano e poi mescolandoci sopra. Quindi, fatto lentamente, separo, faccio scorrere quelle che mi interessano e mescolo. A differenza del controllo delle carte superiori, in questo caso col miscuglio riffle in mano è bene dare una visuale da sopra, perché se diamo una visuale da sotto ogni volta si vedrà che la carta sotto rimane la stessa, quindi è meglio far vedere il miscuglio da sopra senza mai dare la possibilità di far sbirciare qual è l'ultima carta del mazzo. E abbiamo mantenuto il controllo delle nostre carte. Ciao! C'è poco da aggiungere a livello di suggerimenti sul riffle shuffle per mantenere sul fondo una o più carte. Valgono gli stessi accorgimenti che vi ho spiegato e illustrato nei suggerimenti per il controllo superiore. Quindi non guardare il mazzo mentre mescoliamo, uniformità di movimento e di ritmo del miscuglio e senso di non controllo. Quindi anche se non siamo precisi, meno siamo precisi in questo caso, meglio è.